Ascoltando qua il calciomercato su Domenica Sportiva, intanto oramai è sempre più definitiva l'arrivo di Arthur. Ha fatto le visite mediche Arthur in cambio di Milan Pjanic. Dobbiamo ringraziare Milan Pjanic per quello che ha fatto, ma comunque doveva andare perché non stava facendo più bene in questo anno, stava facendo per nulla, niente di bene Pjanic. Arthur è arrivato un bel giocatore, poi è arrivato anche Kulusevski, non lo so dire, è arrivato già prima, era arrivato acquistato, cioè questi già sono i due nuovi acquisti della Juventus, Arthur e Kulusevski, Kulusevski, o comunque dai, questo giocatore. Poi l'Inter ha acquistato anche un fortissimo giocatore del Borussia Dortmund, i Moraita, lo si chiama. Comunque dobbiamo, voglio dire, solo la classifica, le cose risulta in tempo reale. Allora, della 28ª giornata, Juventus batte Lecce 4-0, Brescia Genova 2-2, Cagliari Torino 4-2, Lazio Fiorentina 2-1, Milan Roma 2-0, Napoli Spal 3-1, Sampdoria Bologna 1-2, Sassuolo Verona 3-3, Udinese Atalanta, altra grandissima Atalanta 2-3, e vittoria e rimonta dell'Inter 2-1. Ecco la classifica: Juventus 69, Lazio 65, Inter 61, Atalanta 57, Roma 48, Napoli 45, Milan 42. A 39 punti dovremo Parma e Verona. A 38 Cagliari, che rimonta due vittorie consecutive, Bologna 37, Sassuolo 34, Fiorentina, Torino, Fiorentina e Torino 31. A 28 punti troviamo l'Udinese, Sampdoria e Genoa, due Genoa a 26 punti, Lecce 25, Spal e Brescia chiudono a 18 punti. Molte genovesi sono molto tanto in pericolo questa volta, eh? Si sbagliano di un punto da Lecce che ha 25 punti. Chissà chi deciderebbe quest'anno. Capocannonieri troviamo Ciro Immobile sempre a 28 gol, lo stacca Cristiano Ronaldo, lo insegue Lukaku a 19, Ronaldo 23, Joao Pedro e Cagliari 17, Ilicic, Muriel a 15, Atalanta, Zapata a 14, Dzeko della Roma a 14, Caputo 14 del Cagliari, Lautaro Martinez 12 dell'Inter, Petagna del Spal 12, Cornelius Parma 11, Belotti 11 del Toro e chiudono a 10 Milik del Torino a 10, Berardi a 10 e Boga a 10 del Sassuolo. Questi sono la 28ª giornata. Vediamo cosa ci possiamo aspettare. Non so come chi ha fatto meglio la cosa fra Pjanic e Arthur. A me Pjanic mi piaceva, però quest'ultimo Pjanic non mi piaceva più. La Juve vuole ringiovanire e anche vuole rientrare anche pure nei soldi, perché Arthur credo prende molto di meno. Non mi ricordo il grande colpo che ha fatto anche l'Inter, non si sta fermando. Infatti ecco che la Juve oggi ha presentato Arthur a Jai Medic e sta prendendo anche il baby Correa Jan. Vediamo come andrà a finire. Ciao, alla prossima.